Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Catanzaro nel Parco Archeologico Scolacium in compagnia di Anna Macri, che è scrittrice oltre che autrice di testi teatrali, ed è proprio in questo contesto che le chiederemo anteprima e spiegazione di una commedia, anzi no, non si chiama commedia, adesso ce lo deve dire lei, che cos'è Cria da Marè, che riguarda proprio un attivista, una donna, un personaggio unico, speciale, che è Mary Franco. Adesso parleremo proprio con Anna Macri di come mai ha deciso di portare in scena Marielle e tutta la sua persona. Ciao Riccardo, ciao a tutti voi. Allora, come è iniziata l'avventura? Brevemente, io faccio attivismo, mi batto contro la violenza sulle donne da 7 anni. E da questo lavoro è uscito fuori un libro, che è Malamore. Dopo l'uscita del libro ho condotto una ricerca che trattava la violenza delle donne in tutte le parti del mondo, per capire cosa poi insomma vera, che la violenza contro le donne è uguale, se non nei modi, ma comunque le donne vengono comunque sempre subordinate agli uomini e subiscono violenza in tutte le parti del mondo indiscriminatamente, al di là del territorio, dell'orientamento sessuale o della religione. E questo mi ha portato a conoscere una terra che amo tantissimo, che è il Brasile. E ovviamente Marielle non poteva passare inosservata ai miei occhi. Quando ho saputo della sua morte, mi sono alzata una mattina, mi sono fatta il caffè, mi alzo sempre molto presto, e apro il computer e trovo la notizia della morte di Marielle. Sconforto, rabbia, e incredulità. Dopodiché è sopraggiunto il dolore. Insolito, perché insomma non dovrebbe essere abituata dopo tanti anni, se non abituata, quantomeno un po' coriacea, specialmente verso una persona così distante, così lontana. Ma in realtà per me Marielle rappresenta un'icona, e non è una martire. Marielle è una donna in un paese, in una terra dove essere di una diversa etnia, di essere di un diverso orientamento sessuale, e nata e vissuta in una favela, che riesce ad arrivare a diventare vereadora di Rio de Janeiro, la terza più votata, e battersi per i diritti delle minoranze, per i diritti LGBT, lei era nera, lesbica, insomma, e i diritti sui minori, per le donne negre, presentare delle proposte di legge così forti in un paese così discriminante. E per me è sempre stata, cioè, era un'eroina. Quindi verso la fine di marzo ho preso un foglio, perché amo vecchi modi di scrivere, e mi sono messa a scrivere una storia. Poi Chiara Giordano, con la quale lavoro da un paio d'anni, ha chiesto a me e ad Emi di fare degli spettacoli. Tra le varie proposte che gli ho fatto è uscito fuori che stavo scrivendo sta storia su Marielle. Lei immediatamente si è entusiasmata e mi ha detto: vabbè, facciamo questa. È stato un po' spiazzante, perché non avevo un gruppo, non avevo nessuno. E la prima persona a cui l'ho chiesto, insomma, è Emi, cioè, anche se mi ha detto di no un sacco di volte. Non voleva lavorare. Che non voleva lavorare. Poi insomma si è innamorata del testo e ha deciso di fare la Creative Work Trainer. Si definisce così, io la chiamo regista. Regista o Creative Work Trainers, comunque penso che porterete in scena il 23 agosto, proprio qui nel Parco Archeologico Scuola, un evento unico. Anche perché tu lo hai spiegato proprio all'inizio, avendo scritto un libro sulla violenza contro le donne, è un po' una sorta di sorellanza, cioè il fatto di essere vicine fra donne, farvi forza l'una con l'altra. Tu poi hai girato, hai fatto interviste prima di scrivere il libro, me lo hai detto in privato. Quindi è un qualcosa di vissuto sulla tua pelle. Esatto. Infatti nel testo che porteremo in scena il 23 di agosto abbiamo unito, c'è proprio la sorellanza tra la Calabria e il Brasile, perché abbiamo già la musica, la contaminazione della musica, dove uniamo musica calabrese. Ci sarà anche il testo di della cantante di questo gruppo, perché è un'opera di teatro musica.
sul sociale. I Calabossa, che questo se ne è occupato Demetrio, perché il primo che si è entusiasmato a questo progetto è stato uno dei musicisti, mio amico col quale avevo lavorato, Demetrio Fortugno, ha riunito lui la parte musicale, la cantante porterà un suo testo in calabrese, c'è un testo in grecanico con la musica della bossa nova, quindi abbiamo unito già la musica contaminata tra le due culture, ma anche sul testo, perché sulla scena ci sarò io, donna calabrese, ma ci sarà Mariella ovviamente, la donna brasiliana, quindi una sorta di sorellanza. Ci sarà anche Amy, che farà la parte di Monica. Monica è la compagna di Marielle, che avremo come ospite d'onore. Questa è la notizia. E questo lo dobbiamo a te, che mi hai dato il nome di Lindara Nobrecosta. E Lindara, che si occupa di, ha un'organizzazione non governativa, si occupa di accoglienza nella comunità brasiliana di Cosenza, si è data molto da fare e siamo riusciti non solo a conoscere meglio nella parte più intima Marielle, questa donna che era coraggiosa, era forte, era una guerriera, ma era anche una donna dolcissima, allegra, gioiosa, proprio come lo siamo noi. Quindi non c'è molta differenza tra loro, tra il Brasile e la Calabria, ma c'è una sorta di sorellanza in tutto il testo, c'è proprio un messaggio. Io pensavo, per esempio, quando tu mi raccontavi di come hai vissuto l'esperienza di essere trafitta forse dalla storia di Marielle e di come hai voluto scegliere in pochi mesi di portarla in scena, veramente questa similitudine tra quello che sono le donne calabresi nella storia, perché poi si sono emancipate, e quelle che sono anche le donne, sia in quanto eterosessuali ma anche in quanto lesbiche, madri, perché poi le donne, dobbiamo ripeterlo secondo me fino all'estremo, sono madri, quindi generatrici di positività, generatrici di momenti belli, e tu da madre, perché sei anche madre di tre figli e questo lo dobbiamo dire, riesci a portare in scena non solo la donna in quanto donna emancipata e attivista, ma madre. Esattamente, perché Marielle su quel palco sarà tutto ciò che era nella vita, sarà una donna innamorata, una donna che si batte per i diritti delle donne negre, dell'LGBT, ma è anche madre, sarà anche madre sulla scena, non vi svelo nulla, ma sarà madre, sarà tutto. E ci sarà anche Anna, che sì, una parte di Anna, che Anna mamma è... Anna mamma meglio di no, si emoziona troppo Anna mamma, però abbiamo avuto un po' quasi una similitudine di vita con Marielle, perché pure io cresco i miei figli da sola, ne ho tre, e ci battiamo per le stesse cose, ma come me tutte le donne che in questa terra lottano perché vengano le donne acquisiscano consapevolezza. In realtà Cria da Marè è un progetto che mi auguro vada avanti dal punto di vista sociale, cioè che riesca ad unire e a dare consapevolezza attraverso la voce di Marielle di quanto le donne insieme, se si uniscono, possono, ma anche gli uomini virtuosi, possono lavorare per dei rapporti migliori e soprattutto possono fare quadrato in difesa delle altre donne, perché è quello che manca, purtroppo sì, sono molto abbandonate. Io a questo punto termino l'intervista, perché voglio che i nostri amici web ascoltatori vengano a vedere il 23 agosto qui al Parco Archeologico Scolacium questa pista teatrale, comunque possono essere partecipi della storia di Marielle, della storia che tu Anna hai deciso di portare in scena, ma soprattutto che siano, come è accaduto quando abbiamo avuto notizia della scomparsa di Marielle, siano presenti. Infatti c'erano i cartelli anche a Cosenza, ma in giro per il mondo, che dicevano Marielle presente, quindi noi dobbiamo essere presenti a questa anteprima che c'è qui in Calabria, e chissà di non vederla presto oltre oceano, e magari che possa diventare un seme che, come una madre insomma, partorisce, tu stai partorendo in questo caso insieme ad Amy e agli altri, insomma, del tuo, ai musicisti del tuo team, una vita nuova. Noi ce lo auguriamo, intanto portiamo il Brasile qui e ne siamo molto contente. Speriamo che
che l'obiettivo, oggi l'obiettivo in effetti è quello di riuscire a fare il meglio che possiamo, perché è un lavoro che in effetti andava fatto in un anno e siamo riusciti a farlo in 2 mesi, perché togli il mese in cui uno scrive, sono 2 mesi, e quindi per noi è una grossa responsabilità, anche perché è la prima volta che insomma si scrive un testo su Marielle e ne siamo orgogliosi tutti. Ovviamente niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza la collaborazione e il gruppo, questo è certo, che io ringrazio. Ringrazio veramente di cuore di avermi supportata e sopportata, ovviamente. Quindi grazie a Confine Incerto, grazie ad Armonia ed Arte Festival, grazie a Calabossa e niente, vi aspetto. Sono più brava sul palco, penso, che insomma a vendermi. Noi comunque ci saremo il 23 di agosto proprio qui al Parco Scolacium a Catanzaro. Riccardo Cristiano, Liberi TV. Daylight.